Bentornati sul canale, in questo video andiamo a completare il floor plan del seminterrato che abbiamo iniziato nel video precedente, andando a inserire i diversi sensori. Ripartiamo dal nostro floor plan del seminterrato e andiamo a posizionare i sensori di temperatura e di umidità. Di temperatura magari ne faccio uno e anche di umidità e poi gli altri andiamo avanti veloce perché sono solo copia e incolla, un po' come per le luci. Quindi torniamo in Edit, Run Mode, aggiungiamo un marker, lo mettiamo qua e lo configuriamo. Questo è temperatura tavernetta. L'item è temperatura tavernetta. Per l'icona, allora vado un attimo a vedere cosa avevo usato nel mio caso, nel caso diciamo del piano terra. Ok, le icone UIL due punti temperature e lo stato. Perché in questo caso qua io in base allo stato, quindi al valore del sensore, mostro un'icona piuttosto che un'altra. Perché ho le icone che mi rappresentano un pochino lo stato, quindi quando è troppo bassa, quando è media e quando è alta la temperatura. Rispetto a prima, che abbiamo usato la stessa icona e abbiamo cambiato il colore in funzione dello stato, in questo caso cambiamo l'icona in funzione dello stato. Quindi andiamo sul nostro icon set, cerchiamo ad esempio temperature empty. Ok, io dovrei aver usato questa qua, UIL temperature empty. Dovrebbe esserci anche temperature full. Il full c'è solo FA6, poi c'è 3 quarter. Ok, allora usiamo le FA6, cerchiamo così. Così ce le abbiamo tutte. Quindi copiamocene una. Andiamo qua, quindi dobbiamo scrivere la formula. Ok, speriamo di non aver fatto errori. Qua mettiamo 62 come size, il colore, applichiamo la stessa formula di intervallo di temperatura, però al posto di mettere le icone mettiamo dei colori, quindi quando siamo sotto i 5 gradi mettiamo blu. Altrimenti, se siamo sotto i 15, mettiamo azzurro. Altrimenti, se siamo sotto i 25, mettiamo verde. Sotto i 35, mettiamo orange. Altrimenti mettiamo rosso. Poi andiamo a dirgli che visualizziamo sempre il tooltip, così visualizziamo sempre il valore del sensore. Il font size gli mettiamo 24 pixel. L'offset sempre 10, lo opacità 0.7 e in questo caso la action è un analyze item, così ci fa vedere il grafico quando clicchiamo sul sensore di temperatura. L'item da analizzare temperatura tavernetta. Il chart lo lasciamo di default che è il dynamic e le coordinate le mettiamo time. A questo punto salviamo. Ok, vedete che è venuto verde e ha l'icona che riempie a metà perché siamo nell'intervallo 15-25 gradi. Come vedete viene fuori un valore senza unità di misura. Questo perché io nell'item definito su OpenHub
non ho settato una formattazione del dato. Quindi possiamo andare a farlo. Allora, salviamo. Andiamo a cercarci l'item. PTPS tavernetta temperatura. Andiamo ad aggiungere il metadata state description e mettiamo una cifra decimale, gradi centigradi. Salviamo. Andiamo a vedere il nostro sensore e vedete che appare la formattazione corretta. A questo punto posso duplicare questo sensore per tutti gli altri che ho al piano seminterrato. Lo faccio velocemente, poi ci rivediamo per il sensore di umidità. Rieccoci qua con i sensori di temperatura aggiunti. Non vi ho solo fatto vedere prima una cosa che è la visualizzazione del grafico. Quindi vado in modalità runtime, clicco su uno dei sensori e vedete che mi fa vedere il grafico standard di OpenHub. Questo lo fa un po' su tutti. Ok, adesso andiamo ad aggiungere l'umidità, quindi aggiungiamo un marker, ce lo portiamo qui, lo configuriamo, lo chiamiamo umidità tavernetta. In questo caso uso l'icona di OpenHub perché è comoda questa qua da usare perché fa già vedere la scala del valore. Quindi l'icona è OH Humidity e in questo caso gli diciamo che dipende dallo stato. La dimensione la facciamo da 64 pixel. Visualizziamo sempre il tooltip, font size sempre i soliti 24 pixel, l'opacità 0.7 del tooltip, l'offset qua mettiamo 20 perché l'icona è un pochino più grossa. E forziamo la direzione del tooltip a destra. L'azione, anche in questo caso, è un analyze item e l'item è umidità tavernetta. Vedete che abbiamo l'icona che fa vedere già l'indicatore corretto in base al valore. Anche qua abbiamo un valore che non è formattato correttamente, quindi salviamo, andiamo a cercarci l'item. E aggiungiamo il metadata state description. L'umidità è un valore intero con la percentuale dopo. Ed eccolo qua. Tra l'altro mi sono dimenticato di farlo anche questo qua alla lavanderia, quindi lo vado a fare subito. Ed eccoci qua. Verifichiamo che si veda il grafico. Ok, a questo punto anche qua vado di copia e incolla e ci vediamo dopo. Eccoci qua con tutte le umidità fatte con relativo grafico. Adesso aggiungiamo ad esempio un'informazione che non fa parte proprio della mappa, però fa parte del piano, come il consumo. Quindi andiamo in edit, aggiungiamo un marker in RAM mode, lo mettiamo qua sotto, lo chiamiamo consumo energia. Consumo energia PS, l'icona la vado a cercare qua, cerchiamo power, avevo messo la spina se non sbaglio, questa qua. Colore blu, dimensione 80 pixel, visualizziamo sempre il tooltip. Font size 48 pixel, lo mettiamo sempre a destra, 20 di offset, 0.7 di opacità e la solita action di analyze.
Salviamo e andiamo a controllare che si veda il grafico. Ok. Adesso possiamo aggiungere per ultimo l'interruttore di tutte le luci del piano seminterrato. Quindi, come sempre, torniamo in edit, prendiamo una luce di queste, magari la mettiamo qua in alto, possiamo farla più grossa. Adesso non mi ricordo il nome del gruppo, quindi me lo vado a configurare di qua, perché devo lavorare sul gruppo di tutte le luci. Luci, seminterrato, eccolo qua. Adesso che ce l'ho, posso prenderlo e fare copia e incolla. Salviamo, andiamo in runtime e se clicco si accendono tutte. Se clicco si spengono tutte. Ok, direi che abbiamo visto un po' tutto. Ovvio che poi la personalizzazione grafica e tutto è molto soggettiva. Io poi non sono molto bravo da questo punto di vista, però comunque le possibilità di personalizzazione sono tantissime, quindi ognuno può fare un po' come gli pare. Anche in ottica di dove va poi a mettere il floor plan, se su un tablet, su un telefonino, se lo guarda da PC, eccetera. A me non rimane altro che creare il floor plan del primo piano e poi ho completato. Lo step successivo sarà quello di andare a configurare correttamente il tablet e magari mettere dei menu per accedere a queste pagine direttamente.